Il processo si celebrerà con i tempi giusti, con il contraddittorio necessario, in un ambiente evidentemente sereno. La vicenda è molto coinvolgente, però è una vicenda che ha in qualche modo trascinato l'opinione pubblica, però la Corte d'Assise che domani inizierà i lavori sarà assolutamente serena in tutto lo sviluppo processuale. Il dato è purtroppo stabile, nel senso che non tende a diminuire malgrado le leggi che sono state fatte, il miglioramento della professionalità di tutti gli operatori giudiziari, polizia giudiziaria, pubblico ministero, giudici. L'aumento delle misure cautelari solo nel Tribunale di Milano nello scorso anno, il 70% di tutte le misure cautelari hanno riguardato fatti commessi da uomini violenti per necessità di predominio sulle donne, quindi violenza sessuale, maltrattamenti e atti persecutori. Questo è un problema strutturale, sociale e culturale, quindi occorre un reale cambiamento dell'uomo che deve essere educato e deve assorbire l'educazione al rispetto della diversità di genere e al rispetto dell'autonomia e della libertà della donna. I femminicidi molte volte sono la non accettazione della rottura unilaterale del rapporto deciso dalla donna. Io ho avuto notizia che il comune di Senago aveva preso questa decisione, una decisione importante, significativa e coraggiosa direi anche, di costituirsi parte civile. È uno dei primi comuni che fa una scelta di questo genere, quindi ho ritenuto anche per la mia passata esperienza, soprattutto sul fronte della lotta alla mafia, ma quanto è stato importante nei decenni l'impegno dei comuni per costituirsi parte civile dei processi di mafia. Allora io credo, visto che il fenomeno del femminicidio, ahimè, sta dilagando nel nostro paese, che i comuni prendano posizione. E quindi questo delitto purtroppo è noto come il delitto di Serano. E tutti gli altri delitti e femminicidi non prendono mai il nome della località in cui è avvenuto. Quindi non c'era peggiore cattiva pubblicità che si potesse fare a questo comune. Il comune è stato danneggiato, la comunità dei cittadini è stata danneggiata per essere associati a questo delitto che oltretutto è uno dei più barbari e dei più efferati fra tutti i femminicidi che si sono accaduti negli ultimi tempi.